Siamo con Roberta e Andrea, che sono la mamma e il papà di Matteo Marsaglia e che sono qui appunto alla festa per la prima vittoria in Coppa del Mondo. Matteo ha fatto una dedica particolare ai suoi genitori in occasione di questa vittoria. Innanzitutto ha ringraziato la mamma per i sacrifici che ha fatto per lui e per i suoi fratelli. Quanto sono costati questi sacrifici? Tanto, tanto, perché io appunto non sono una sciatrice, ho sempre vissuto a Roma, quindi venire su non è stato facilissimo. Però insomma, Andrea lavorava qua e i bambini era giusto che crescessero anche vicino al padre. Loro hanno subito dimostrato una grossa passione per lo sci e quindi non me la sono sentita di tenerli a Roma. I primi anni abbiamo fatto un quadrimestre a Roma, un quadrimestre qui, poi diventava veramente complicato, le scuole non te lo permettevano e quando Matteo ha cominciato il primo liceo siamo venuti direttamente su. Ecco, Roberta è stata una sportiva, non una sciatrice ma una tennista. Infatti io sì, ho lasciato appunto i miei lavori perché io insegnavo biologia all'ISEF, lavoravo nel tennis perché sono stata una prima categoria, poi allenavo le squadre, quindi erano lavori belli per quello che Matteo penso me l'abbia dedicato, perché alla fine, ma io volevo dedicarmi a loro, quindi le mie gratificazioni le avevo prese, era giusto stare con loro insomma. Vedevo che lo facevano con passione, non pensavo che arrivassero a questi livelli, io dicevo sempre vabbè qualche anno poi torniamo giù, qualche anno poi torniamo giù, adesso siamo ancora qua. E si torna giù? A periodi, quando posso vado, sì. Passiamo invece al papà, che è l'appassionato di sci da sempre, il papà che è di origini piemontesi, giusto? Sì sì, io ho genitori, tutti i miei genitori, due genitori di Torino. Quindi sono poi per ragioni di lavoro andati a Roma negli anni 50 e quindi diciamo che siamo nati tutti e sei fratelli a Roma. Io poi sono tornato su nel 70, qui fisso diciamo nel 79, quindi a 21 anni ho deciso di cominciare a lavorare con lo sci club e lì sono andato avanti per 30 anni praticamente con scuola sci alle Desap l'estate, sci club l'inverno. E quindi a parte un breve periodo per un infortunio, per un incidente, poi comunque con la scusa dei figli sono riuscito a tornare su e quindi continuare. È stata una bella scusa ed è servita a qualcosa, insomma. Quindi... Allora, Matteo ha fatto una dedica particolare anche al papà, in questo caso ti ha ringraziato per non aver interferito poi nella sua carriera agonistica, ma cosa voleva dire? No, beh, perché comunque essendo allenatore, comunque padre di un atleta, ti viene sempre di mettere il becco e forse non sempre è producente la cosa. Quindi io mi sono fidato anche soprattutto di quest'ultimo staff che lo sta seguendo, poi tutta allenatori, addirittura ex miei allievi, addirittura che conosco da tanto tempo, per cui trovavo veramente inutile interferire quando mi fidavo ciecamente di queste persone, quindi quello penso volesse dire questo. Ma su alcune scelte tecniche sei sempre stato d'accordo o ti sei dovuto tenere, per esempio sul fatto di prediligere le discipline veloci piuttosto che quelle tecniche? No, beh, ma quello è stata un po' una necessità purtroppo delle discipline veloci, proprio perché in un certo periodo era meglio puntare su quelle discipline e poi tutto sommato alla fine è stato un bene, perché non sai mai, è sempre un'incognita, perché comunque essendo lui uno molto polivalente, quindi andava bene da giovane in tutte le specialità, quindi anche scegliere e focalizzare su una sola diventa un rischioso, per fortuna è stato un rischio che ha pagato per adesso. Cioè, pensavi potesse essere un novello Zurbriggen o Girardelli? No, a quel livello lì non credo, e diventa sempre veramente una, per pochissimi la vera polivalenza e quindi una Coppa del Mondo assoluta. Credevo molto nel super gigante, io ho 2-3 anni che gli dico punta su quello, perché secondo me disperdere troppo, poi con tutti gli infortuni che ha avuto non è che può permettersi di sprecare troppe o rischiare troppo, quindi anche quello tutto sommato a livello di chiacchiera e di non è che imponi, però gli dici un po' il tuo parere e penso che insomma qualcosa
mi ascolti, ecco, insomma, tutto sommato io fino ai 16 anni l'ho sempre allenato io, quindi un certo rapporto c'è di fiducia reciproca. Bene, sentiamo ancora Roberta. Allora, a casa immagino che si sia sempre mangiato pane e sci, ma sì. Adesso avere dei figli atleti che quindi stanno spesso fuori e fanno una vita comunque diversa da quella degli altri ragazzi, cosa vuol dire? Guarda, loro fare una vita da sportivi è sicuramente una bella cosa, nel senso che le tiene fuori magari da tante altre preoccupazioni, eccetera. Certo, è tante rinunce, nel senso, è stata dura il periodo della scuola, perché per non fargli perdere i compiti, le lezioni, quindi bisogna, è sempre stato necessario stargli molto dietro. E ti dirò che io la cosa che, in cui sono più forse orgogliosa di loro è la disciplina che hanno messo un po' in tutte le cose che hanno fatto, quindi se lo sono ritrovato nella scuola, nello sport, negli allenamenti. E poi questo tipo di vita ha aiutato anche il rapporto, secondo me, tra di loro, che forse è la cosa che mi rende più orgogliosa, il rapporto che c'è tra di loro e con noi. C'è un forte legame fra i fratelli. Molto, molto, che in certi momenti aiuta più uno più l'altro, e quindi sono sempre pronti ad aiutarsi, questo è importante. Forse questo tipo di vita sì, ti preclude magari altre cose. Io ho sempre, appunto, non essendo una sciatrice, ho sempre cercato di fargli non mancare tutte le altre cose, cioè aprirgli sempre la mente per altri interessi e dargli l'entusiasmo un po' per tutto, questo sì, cioè non focalizzare tutto sempre solo nello sci. Prima abbiamo sentito l'insegnante delle superiori. Sì, che è stata bravissima, devo dire, una delle più brave. Ma anche lei era molto contenta di Matteo come studente. Sì, sì, anche se tra i tre è quello che a me ha fatto faticare un po' di più. Devo dire che lui è sempre stato premiato dalla sua disciplina, perché e gli altri due fratelli sono sempre stati più, non voglio dire più intelligenti, per carità, però più rapidi nello studio, più interessati, così lui è sempre stato un po' più lento, più pigro, però a scuola ha sempre fatto bella figura, tra virgolette è sempre stato un po' paraculo, se si può dire, è sempre piaciuto molto a tutti i professori, si sa vendere bene. Anche quello è importante nella vita. Esatto, esatto. Io mi ricordo solo che il giorno prima della sua maturità sono caduta dal letto, tanto per dirti com'ero tranquilla, però no, devo dire che insomma mi hanno sempre dato ascolto, hanno sempre studiato bene tutti e non è facile facendo sport, in Italia non l'Italia non aiuta assolutamente. Non aiuta, esatto, quindi io non volevo che perdessero l'entusiasmo per lo studio, per cui gli sono sempre stata dietro in quello. E infatti per quello penso che la dedica poi alla fine l'abbia fatta un po' per tutto, però insomma devo dire che alla fine hanno fatto una bella vita, una bella adolescenza passata in mezzo alle gare, in mezzo alla gente. Poi certo, ogni posto ha i suoi pregi e i suoi difetti, nel senso che la città ti dà qualche cosa però ti toglie anche altre cose, quindi era più un discorso mio che, essendo vissuta tanti anni a Roma, è chiaro che non era facilissimo inserirmi. Da Roma a San Sicario c'è qualche differenza? In un altro ambiente, quello sì. Poi io sono un po' come Matteo, noi siamo un po' dei timidi però estroversi, per cui abbiamo bisogno di amici e di gente, quindi questo forse è quello che mi è mancato un po' di più. Però va bene così, bene, sono così contenta. Sentiamo ancora una battuta dal papà, da Andrea. Quindi una famiglia tutta dedicata allo sci, ma una famiglia che in qualche maniera si sta allargando, nel senso che qui abbiamo visto questa sera c'è un fan club tutto particolare, cioè siete riusciti a creare comunque un'attenzione, un interesse, un coinvolgimento non solo per le vittorie sportive, ma evidentemente anche perché c'è qualcosa di più nel rapporto col territorio e con la gente del territorio. Sì, sì, devo dire che è molto piacevole questo riscontro, perché comunque i ragazzi hanno legato, soprattutto qui a Sause, devo dire, con i coetanei, che proprio sono, devo ringraziarli perché sono loro che hanno voluto
fare questa serata, non è la prima, però è chiaro che questa ha tutto un altro spessore visto il risultato, e mi fa piacere che comunque mi sia, visto che diciamolo pure che il Piemonte non è che proprio sia caldissimo da quel punto di vista, dire di no, ecco, quindi venendo da un'altra estrazione, mi fa piacere che incominciano a sciogliersi e se non altro a dimostrare l'affetto nei confronti di Matteo Di Francesca. Sono molto contento per quello, perché oddio, bisogna vincere la Coppa del Mondo, perché sennò è due, però meglio tardi che mai. No, sono molto contento per questo, insomma. Beh, come ha già detto Matteo, da un certo punto di vista questo è un punto di arrivo a 27 anni, ma può essere anche un punto di partenza. No, io direi che è una conferma per tutto quello che ha fatto, ma direi che il bello viene adesso, cioè è anche vero che dopo una vittoria è tutto più tranquillo, è vero c'è più responsabilità, fra virgolette, ma non credo che sia nel carattere suo, non gli pesano, anzi lo stimolano, lo esaltano, quindi speriamo, poi per carità. Non si può mai dire, però è vero, cioè può essere veramente l'inizio vero di uno sci vero, perché a questi livelli qui comunque ci arrivano pochi, per questo bisogna sempre dargli il giusto peso come state dando voi, ecco, quindi... Sì, sicuramente è una situazione particolare, non solo per la vittoria sportiva, ma proprio per quello che ha saputo creare qui nel rapporto con il territorio. Lo stiamo vedendo adesso, abbiamo visto quando lui è arrivato all'aeroporto, lo vediamo anche un po' dalle manifestazioni, insomma, dei suoi fan. Sì, poi oltretutto devo dire che anche, vabbè, adesso qui noi, ma anche nella sua zona di origine, cioè Roma, si è avuto un riscontro veramente notevole, al di là degli amici nostri e dei conoscenti, proprio di gente che non ti aspettavi e che comunque ha seguito e ha avuto piacere di partecipare, quindi molto bello. È un coinvolgimento che può dare qualcosa anche allo sport dello sci, nel senso che può, esatto, poi portare anche parecchi, esatto, giovani a praticare, a cimentarsi con uno sport che altrimenti comunque negli anni ha degli alti e dei bassi. Sì, poi diciamo la verità, di personaggi un po' diversi dal solito filo tedesco, ho detto cruco così, che veramente anche per voi diventa molto difficile. Molto introversi. Esatto, tirar fuori un qualcosa di nuovo, io penso, non con immodestia, ma è la realtà, che forse è un qualcosina di diverso, no? Che non è un po' di anni che non usciva fuori. Non voglio fare il paragone tomba assolutamente, però era l'unico forse un po' più estroverso, comunque un po' più personaggio. Sì, anche lui cittadino. Non a caso. Cioè, adesso io non voglio dire, però... Io mi reputo, ho vissuto tanti anni in città e tanti anni qua, però è innegabile che c'è questa differenza, quindi sono contento che venga fuori questo aspetto, perché secondo me per lo sci è importantissimo, per riuscire anche a coinvolgere un po' più di, a livello sponsor, a livello proprio anche, parliamo di soldi per la federazione, perché non dimentichiamoci che questi ragazzi qui si sono, tanto per dire, ultimamente autotassati per una discreta cifra, per comprare delle apparecchiature di ripresa nuove, innovative, con le tasche loro, 600-700 euro a testa per comprare questo, perché la federazione non aveva soldi, quindi la situazione, stanno facendo i miracoli, bisogna sempre dirlo, e comunque non si sono tirati indietro quando c'era da acquistare un qualcosa che poteva migliorare l'allenamento e lo studio delle linee e tutto, quindi speriamo che tutto questo possa anche portare più risorse, più interesse, diciamo. Più risorse, esatto. Allora noi ringraziamo Andrea e il papà e facciamo un'ultima battuta con la mamma, con Roberta, proprio partendo da queste ultime considerazioni. Lo sport è parecchio cambiato in questi anni, no? Negli ultimi 20 anni in realtà progressivamente c'è stata anche una riduzione di risorse e questa si sta sentendo molto. Io che ho occasione poi di parlare con diversi sportivi mi rendo conto che da una parte magari c'è meno possibilità di investimento, ma dall'altra questi ragazzi sono diversi rispetto ad una volta, cioè sono ragazzi a 360 gradi, perché oggi per arrivare non basta più il fisico, ci vuole la testa. Esatto, devi dedicargli tutto, devi tralasciare altre cose, purtroppo lasciar perdere anche lo studio, perché l'università, per esempio, loro erano il secondo, infatti, che ha smesso di far gare, si è laureato, ma sia Francesca che Matteo erano iscritti e non hanno potuto continuare. E quindi è un peccato, se consideri che ancora quest'anno loro erano senza sponsor, non è facile, voglio dire, è uno sport che
andrebbe aiutato un pochettino, le federazioni minori dovrebbero essere aiutate, purtroppo in Italia c'è il calcio e basta. Noi sì, poi siamo romanisti, per carità, facciamo il tifo e tutto, però ci dispiace vedere questi ragazzi che veramente si impegnano tanto e sono impegnati tutto l'anno e hanno poco riscontro, insomma, sia a livello giornalistico sia a livello anche di guadagno, diciamo. Tu lo vedi, insomma, avendo dei figli sportivi, diciamolo, non è facile, pur arrivando a questi livelli comunque è un impegno ed è un sacrificio. Sì, è un impegno, un sacrificio. In più lo sci è anche uno sport pericoloso, perché io ho passato 3 anni appunto con Matteo tra ospedali e siamo entrati e usciti 12 volte tra tutte le operazioni che ha fatto, per cui questo è veramente un coronamento per la sua tenacia, devo dire, e è stato importante anche per quello, lui ci ha sempre creduto e in questi sport così devi crederci sempre, cioè veramente devi andare avanti per la tua passione, aspettandoti poco aiuto poi in effetti dagli altri, ecco. Quindi è fondamentale una famiglia dietro che ti supporta e tutto che vada come deve andare, insomma. È assolutamente vero, ti ringraziamo anche per questa testimonianza. Grazie, grazie. Grazie a te. Grazie, grazie, arrivederci.